Saluto a tutti, organizzatori e presenti anche da lontano. Ricordare Giovanni Pugliese Caratelli proprio qui, presso l'Istituto Italiano per gli Studi Storici, l'Istituto Croce, della definizione corrette, soprattutto in passato. Anche in felice coincidenza con la pubblicazione degli studi in suo ricordo, ben tre volumi che costituiscono ben tre annate della rivista La Parola del Passato, che era la sua rivista, non la sola, perché ci sono stati anche studi classici orientali presso l'Università di Pisa. Ma questo fatto mi emoziona particolarmente, non solo da antico allievo degli anni di insegnamento a Roma, in pugliese, e in sostanza in forme varie, quasi come una sorta di assistente volontario, contratti, assegni e cose del genere, come si usava allora, fino al suo passaggio alla Scuola Normale Superiore di Pisa. In qualche modo il mestiere di storico però spinge a separare, almeno in parte, gli affetti e i ricordi dall'opera scientifica e ancora di più da quella di grande promozione culturale che non va mai dimenticata nel caso di Pugliese, nel senso più elevato dell'espressione, che non sempre è nota come meriterebbe o come avrebbe meritato anche in passato. Pugliese spesso usava volentieri negli scritti degli ultimi anni l'espressione dolcezza dei ricordi, a proposito proprio della sua formazione a contatto con le personalità con cui aveva appunto avuto rapporti particolarmente stretti, ovviamente nella Napoli degli anni 30 e 40 del secolo scorso, ovviamente Omodeo e Croce, ma non solo. Di tutto questo, per fortuna, ha scritto egli stesso, belle pagine autobiografiche o comunque di ricordi, dolcezza dei ricordi, vale la pena di ripeterlo, ed è bello effettivamente ripercorrere le pagine raccolte a cura di Gianfranco Mandoli nell'importantissimo Umanesimo napoletano, in cui proprio questo aspetto è particolarmente felice e presente. Stampato inizialmente nel 2011, poi ne è stata fatta una edizione successiva. E devo dire subito che nei tre volumi della Parola del Passato c'è il testo di Pia De Fidio che fa da introduzione alla raccolta, che è particolarmente significativo e raccomando proprio la lettura insieme agli altri testi, a quanto hanno scritto altre persone, anche io in piccola parte. E vorrei evitare, diciamo così, di ripetere tante di queste cose, mi limiterò a una selezione come tale molto arbitraria e qualche accenno a qualche punto anche biografico su cui, diciamo così, ho cominciato a fare qualche piccola ricerca, ma ci sarebbe ancora molto da lavorare, per cui faccio solo qualche accenno e rendo noto per chi non sapesse che proprio alla scuola normale, appunto, di conversazioni con il figlio di Pugliese Caratelli, Gianfranco, purtroppo scomparso alcuni anni fa, anche lui, e c'è in archivio la corrispondenza, le opere donate da Benedetto Croce a Pugliese stesso, e l'epistolario di Pugliese è una miniera molto delicata. Io l'ho usato con molto tatto per alcune cose che riguardavano l'insegnamento di Piero Treves, altri un po' più l'hanno usato a proposito dei rapporti con Mario Segre, di cui se avrò tempo dirò qualcosa. E comunque, diciamo così, che è un archivio molto delicato, specialmente per gli anni del dopoguerra, ma è un archivio molto importante per gli anni 30, 40 e per gli anni 50. Diciamo così, alcune vicende ormai sono archiviate, forse se ne può parlare, altre io stesso ne ho una conoscenza solo molto parziale, perché ci vorrebbe una vita, diciamo così, per lavorarci per davvero, e ormai è il tempo, quindi spero che lo facciano
più giovani, scusate questa parentesi, ma era necessario perché non è molto noto questo fatto, e con regole più o meno severe, diciamo così, che è accessibile, però su certe cose naturalmente occorrono consensi di anche eredi, non solo di Pugliese, ma anche degli interlocutori, quindi può essere anche molto complesso lavorarci. Comunque è un archivio e sono ancora grato al figliolo di Pugliese che me ne parlò e, avendo avuto qualche difficoltà altrove, lo feci acquistare grazie anche a una mia allieva molto opportunamente, diciamo, nella sede ultima dell'insegnamento di Pugliese Caratelli. Dati biografici dovreste conoscerli tutti, ma diciamo così, nato nel 1911, poi studiò a Napoli e, come sapete, ha insegnato in vario modo, non inutile che vi dia una scheda biografica per l'ennesima volta, posso leggerla, ma il suo percorso lo vide spostarsi da Napoli con un periodo giovanissimo a Catania, poi a Firenze e Roma, per poi passare appunto a Pisa alla scuola normale nell'ultimo suo periodo. Opera scientifica, ovviamente, come sapete, a parte l'edizione di testi in lineare A, sua scelta di testi micenei in lineare B e gli studi su epigrafi di Rodi, del Dodecaneso e vari altri lavori di dettaglio, è stata in buona parte raccolta da lui stesso, dai suoi allievi. Ricordiamo la prima raccolta del 76, curata da un gruppo di studiosi, poi quella particolarmente rilevante da Cadmo Orfeo, per Adamato, che è qui presente, e poi, grazie all'iniziativa di Federica Giordano, appoggiata, diciamo così, dal sottoscritto, gli scritti sulla medicina sono stati raccolti e lì dentro ho fatto inserire anche la presentazione che ne fu fatta in occasione della chiamata all'Università di Roma da Santo Mazzarino, che scrisse una pagina importante da par suo, cogliendo proprio i punti innovativi ed essenziali particolarmente rilevanti nel contesto di quegli anni, non solo nella facoltà di Roma. È un testo che esime dal ripetere, diciamo, molte cose sui punti centrali della ricerca di Pugliese Giovane, che in quegli anni faceva veramente impressione per la sua non solo ampiezza, ma anche innovatività, un qualcosa che forse poi negli anni si è, diciamo così, più ridotto, anche se ha sempre avuto questa capacità di scoprire filoni nuovi. Basta pensare all'ultimo, diciamo così, quello su Bessarione. E diciamo così che la carica innovativa che ebbe in quegli anni dell'immediato dopoguerra e subito dopo è assolutamente impressionante. Ed ogni volta che ci si ripensa o si rilegge, non si può, diciamo così, non ripensare a quanto quell'esperienza napoletana sia stata fondamentale e sia durata per tutta la vita. Basti pensare che sono un grande nome di studioso del passato, Domenico Comparetti, che, di cui per volontà di Benedetto Croce negli anni finali della Seconda Guerra Mondiale raccolse una selezione di opere, non solo di lavori scientifici, e che lo accompagnò tutta la vita. Anche in normale, Pugliese creò delle lezioni comparettiane, per dire come tutto i fili, i nodi della sua biografia intellettuale, quasi al 100%, diciamo forse un po' meno, ma risalgono ai semi, ai legami, alle esperienze che aveva fatto da giovane nella Napoli, diciamo, di Omodeo e di Croce. Erano stati particolarmente importanti, questo è bene chiarire perché ci mette a contatto di un altro aspetto della sua personalità, che
i suoi maestri universitari sono stati due antichisti noti di valore. Il primo, con cui si è laureato proprio, Emanuele Sciasseri, che era uno storico dell'antichità, molto noto per gli studi sulla Magna Grecia, ovviamente, e per studi che coinvolgevano già culti, in particolare l'edizione dell'Alessandra di Licofrone, che poi fu ristampata anche a cura di Gigante, più tardi per volontà di Pugliese, e i culti della Sicilia, eccetera, eccetera. E poi l'altro archeologo, una figura molto più controversa, Biagio Pace, studioso soprattutto, ma non solo, della Sicilia antica. Una cosa che può lasciare, confesso che negli anni in cui lo seguivo da studente, laureando, mi lasciava sempre molto perplesso perché Biagio Pace era qualificato come un, diciamo francamente, un fascista di livello, ma non pentito, tanto che fu fra quelli che hanno ricreato, diciamo così, il movimento sociale italiano. Tocco anche questo argomento, malgrado sappia che è controverso e da giovane mi lo sentivo come qualcosa che di un po' che mi turbava, diciamo così, questo aspetto, che però lui non ha mai nascosto. Ha sempre, anzi, difeso a modo suo la memoria di Biagio Pace, che ha avuto un'importanza notevole non solo per i quattro grandi volumi di arte e civiltà della Sicilia antica, che sono stati poi ristampati, usciti già negli anni 30 e successivi, poi ristampati dopo con alcune modifiche non secondarie. E sappiamo dai documenti, io stesso ho visto altre cose, che lui stesso, quando fu epurato Biagio Pace, intervenne su Benedetto Croce perché fosse considerato con un occhio particolarmente benevolo come studioso onesto. Ovviamente c'era una carica di grande riconoscenza personale, perché negli anni del confino, dirò rapidamente qualcosa, Biagio Pace lo aveva aiutato, pur essendo un antifascista e legato ovviamente a un antifascista noto e sospettato dal regime come Omodeo. Probabilmente ha avuto un trattamento, quello che è assolutamente sicuro è che fu possibile per lui fare un'esperienza in Grecia grazie all'intervento di Biagio Pace. Non avrebbe potuto diventare, perché non avrebbe voluto, allievo della scuola italiana ad Atene, perché era stato condannato al confino e era. Scusate per questa divagazione, ma è tutt'altro che secondaria. Mi sono reso conto solo negli anni, leggendo documenti, non tutti pubblicati, del ruolo, diciamo così, che ha avuto Biagio Pace verso Pugliese, Pugliese una difesa, diciamo così, che lasciava perplessi, forse per qualche aspetto cercò di darne anche ora, negli anni successivi, ma si capisce sul piano umano, soprattutto perché Pace era un personaggio che ha avuto anche grandi meriti, ma anche grandi demeriti, ma nazionalista sfrenato, soprattutto un fascismo che veniva dal nazionalismo, ma era un personaggio di un certo livello etico. Fu l'unico italiano che nel 1938, quando il direttore della scuola italiana di Atene della Seta fu destituito per le leggi razziali, a recarsi a salutarlo ad Atene, a una cerimonia pubblica voluta dagli altri direttori di scuole. E questo dà un po' la misura, pur essendo un senatore del regime, forse anche per quello si poté permettere di dissentire in pieno, e ci sono altre cose, almeno da questo aspetto, le leggi razziali, o meglio della loro applicazione a studiosi benemeriti.
Quindi questo aspetto va considerato. Scusate anche questa parentesi che può sembrare, ma ci tenevo, diciamo così, a dirlo perché è inutile tacere o ignorare delle cose che possono anche lasciare perplessi per certi versi, ma che invece si capiscono conoscendo i documenti, conoscendo le vicende che sono dietro a questo. Chaucer anche aveva tendenze analoghe, ma era molto meno impegnato, ha scritto qualcosa di, diciamo, di più discutibile, ma forse in quello che gli si è taciuto di alcuni aspetti, diciamo così, meno simpatici, ma penso si possa capire in questo rapporto maestro, sia pure solo parziale, e allievo. Ovviamente l'influenza di questi due studiosi è stata fondamentale nell'indirizzare Pugliese, già dalla tesi di laurea su Gelone, Principe Siracusano, verso gli studi sull'Occidente greco. Ma qui c'è da notare, lo dico perché serve a far capire quanto il legame fosse forte da un punto di vista, diciamo così, personale, se vogliamo anche accademico, nel senso più stretto del termine, ma non corrispondesse a una sorta di adeguamento delle proprie idee a questo. Biagio Pace e Chaucer, come è noto, sono stati grandi sostenitori di una visione ipernazionalistica della storia dell'Occidente greco. Se vogliamo, hanno anche a ragione, diciamo così, messo in luce le componenti, diciamo così, italiche, locali, italiane. Una cosa che è già presente nel maestro di Chaucer, cioè Ettore Peis, fortemente, ma non fino a quel punto. Lì c'è proprio il nazionalismo più sfrenato e il tentativo di fatto di considerare l'elemento ellenico quasi subalterno e secondario rispetto a questo elemento. Oggi, in un certo senso, diciamo, forme a volte anche eccessive di antigenismo, questa antichissima tradizione che ha radici già nel mondo romano e poi ancora di più dopo, no? Non c'è bisogno di pensare all'antiquissima Italorum Sapientia, ma c'è monografie intere sull'antica Sapienza italica. E Pugliese invece in quel momento valorizza e continuerà a farlo, ma senza escludere la componente, diciamo, locale o, come si può dire con parole che non amo, indigene, valorizzerà molto di più l'apporto coloniale. Non il colonialismo, ma l'apporto di cultura, diciamo così, e l'incontro. Quando ci sarà il grande rinnovamento, in cui lui fu l'esponente italiano dello studio, diciamo, di punta, diciamo, dello studio del mondo miceneo dopo la decifrazione della lineare B, grazie a Ventris, cui pubblicherà anche la corrispondenza sua con Ventris, estremamente interessante sul piano della storia degli studi. Pugliese procederà, diciamo, a un'operazione estremamente interessante, discutibile quanto si vuole, ma profondamente acuta, valorizzando, ragione o torto, questo, le opinioni, come sapete, sono molto diverse nella comunità scientifica, l'apporto miceneo in Occidente. In alcuni casi ha ragione per la forza di questa presenza, basti pensare agli scavi di Roca o anche di alcune cose nel Golfo di Napoli, però, e anche scoperte ma più recenti, in Calabria lo mostrano, ma la continuità è un'altra cosa. Ecco, valorizzerà questa presenza perché significava
che l'apporto ellenico era pieno riconoscimento di un ellenismo naturalmente di secondo millennio, diciamo così, nell'esperienza micenea, che passa però in qualche modo in Occidente anche presso le popolazioni locali. E in questo modo, diciamo, si distanzia enormemente dai due relatori, correlatori della sua tesi, se vogliamo esprimersi in modo molto accademico, diciamo così, ma nello stesso tempo ha avuto una sorta di stimolo da persona che valorizzava e lo farà tutta la vita. Ma che cosa significava in quegli anni 30? Non dovete dimenticare che proprio in quegli stessi anni 30 il maggiore studioso francese, Jean Bérard, figlio di Victor Bérard, grande studioso dell'Occidente greco, rivalutatore anche lui del valore delle tradizioni, anche eccesso forse in qualche caso, farà un'operazione analoga. È la critica al nazionalismo, all'indigenismo, se vogliamo usare un termine, che era la versione ufficiale, diciamo, del regime, tranne poche voci, così. Quindi c'era anche una carica, diciamo così, ideologica in questa scelta. Questo è uno dei punti, mi premeva dirlo all'interno di questo. Quello che impressiona, vi ho già detto di comparire, è che già in quegli anni, fra 30 e 40, c'è una straordinaria ricchezza di temi. E una delle componenti più forti è Rodi e il dodecaneso. Cioè, ottiene, grazie all'appoggio, avrei detto, di Biagio Pace, il permesso di andare non come allievo della scuola, ma come studioso incaricato di edizione di testi cretesi, in area A e poi a Rodi. Ma la sua è un'esperienza di grecità, diciamo così, non classicistica. Non sono né Atene né Sparta, nei maggiori centri della Grecia continentale. Sono, diciamo, forme, si direbbe oggi, o almeno si sarebbe detto qualche anno fa, di grecità più periferica e soprattutto di una grecità che ha contatto col vicino Oriente, più della Grecia propria. Ed è questa l'altra via attraverso cui si fondono insieme interessi, diciamo così, tanto per dire orientalistici, e interessi di tipo, diciamo, classico, più tradizionale. Anche lì c'è un'apertura che in quegli anni è molto rilevante. Aveva precedenti per la considerazione su vasta scala, figuriamoci, basti pensare a Edouard Mayer, eccetera. Però nell'esperienza italiana tutto ciò era in concreto innovativo, e il rapporto Oriente Occidente, su cui guarda caso c'è una certa consonanza con il colosso che è stato Santo Canzerino nelle differenze. Quindi, come vedete, potrei citare anche altri di questi temi, ma rischio di prendervi forse troppo tempo e l'entusiasmo rischia di farmi sfondare i tempi e fare un torto agli amici. Ma ci tenevo a dire questo, che in quegli anni sono fondamentali per formazione e espressione. Naturalmente ci sono dei fatti molto precisi e controversi. Il primo è la sua condanna al confino. La condanna al confino di Pugliese è motivata da un'azione fatta nella facoltà qui, insieme a un amico e collega, anche lui legatissimo ad Omodeo, anche per, diciamo così, tradizione familiare, erano entrambi di famiglie, diciamo, di vecchi socialisti, e sono uscite fuori dagli archivi informazioni molto delicate.
Alcune sono finite anche sulla stampa, c'è un articolo sulla nuova rivista di storia contemporanea del 29, Pugliese Caratelli e Aldo Romano diffonderanno un foglio intitolato Più avanti, il titolo stessa, nella facoltà. Ovviamente un'azione coraggiosa, molto ingenua, furono immediatamente presi, eccetera, e poi c'è tutta una prassi. E per cui furono condannati entrambi al confino, Pugliese a Gaeta, un'altra città, adesso non è ma il testo che potevo evitare di leggere per semplicità, e le condizioni, ovviamente, pur essendo stato abbastanza addolcito rispetto ad altri grandi pericolosi antifascisti, non erano evidentemente nella migliore. Aldo Romano si tentò il suicidio addirittura mentre era al confino. La cosa era dovuta al fatto che erano sorvegliati particolarmente perché frequentavano Adolfo Modeo, erano proprio del suo ambiente. Pugliese resse per umanità, per una serie di cose, eccetera, poi otterrà questa possibilità di andare in Grecia. Aldo Romano fu, dopo il suicidio, furbescamente adescato, nel caso di usare proprio questa parola, dall'ovra e dalla polizia fascista. Ed è uscito fuori in documenti resi noti negli anni 15, 16, usati, che fece da spia del regime. O se vogliamo darne un'interpretazione più edulcorata, fece una sorta di doppio gioco. Soprattutto, o perché migliorasse la sua posizione, o peraltro fece balenare ai fascisti, forse richiesto, una sorta di mediazione con Croce o Modeo, ma in particolare con Croce, che era cui il regime, diciamo, teneva di più, perché, diciamo così, si riconciliasse o assumesse una posizione più morbida. Spero che di poter trovare qualcosa nell'archivio di Pugliese di più chiaro, ma devo dire che personalmente in tanti anni, mentre dell'episodio mi aveva detto qualcosa, di questo aspetto aveva sempre taciuto, probabilmente perché era stato un vecchio amico, eccetera, di gioventù, eccetera, probabilmente non voleva, perché la cosa non era limitata. Croce lo definì giovinastro e ruppe immediatamente i rapporti appena Aldo Romano tentò di riconciliarlo, di farlo riconciliare. C'è una lettera molto esplicita di Omodeo a Russo del 15 gennaio 1934, pubblicata nella corrispondenza che è stata edita dalla Scuola Normale pochi anni fa. Hai veduto la bella prodezza di Aldo? Ormai non speravo nulla di buono da lui, ma che arrivasse a questo punto di annegare ignobilmente nel pantano, addirittura l'espressione è stata proprio a ridosso, e ci fu una specie di condanna di Croce Omodeo nei riguardi di ottenne un certo numero di benefici, anche universitari, grazie a questo tentativo. Il lato, diciamo così, oscuro, c'è un suo fondo, ma devo ancora vederlo, in una fondazione di storia contemporanea. Vedete, è una cosa quasi in corso per questo, mi annoio forse con questi dati, ma vedete, ci sono varie sorprese. Cercò di vendicarsi negli anni dell'immediato dopoguerra, anzi dal 1943 in poi, legandosi a Togliatti e cercando di mettere zizzania il più possibile con Croce
croce spingendolo in quella direzione. Ci sono delle pagine non belle, pare che addirittura a un certo punto lo Togliatti stesso si scusasse con Benedetto Croce per l'eccesso di critica, diciamo, cercavano quasi di farlo passare per una sorta di, non dico di fascista nascosto, ma qualcosa che si poteva avvicinare a questo. Sto un po' semplificando. Comunque, una pagina aperta, continueranno varie cose. Aldo Romano, che era stato un bravo storico, studioso di Pisacane, di cui pubblicò l'epistolario, e sarà un autore importante in quegli anni per la storia del socialismo. Alcune opere importanti in quel campo negli anni 50, in quel periodo. Nel 56 uscì anche dal Partito Comunista, dal Comunista in Ungheria. E, quindi è un personaggio anche questo molto interessante. Lo dicevo per parte piccole cose che possono sembrare miserie umane, perché si rileva la differenza. Pugliese, col suo stile, non ha mai voluto prendere posizione contro di lui o altro, eccetera. È stato molto silente, per quel che so. Però si vide la grande differenza. Pugliese continuò, malgrado fosse al confine, probabilmente anche lui avrà avuto alcuni tentativi di seduzione, diciamo così, da parte del regime, ma rimase fedelissimo ai suoi due, diciamo, grandi maestri e amici. Piccolo dettaglio, lo ha scritto lui, c'è un particolare però che vale la pena di ripetere: come entrò nei rapporti con Benedetto Croce. Era già da tempo amico di Omodeo, che addirittura in una delle lettere lo chiamava suo assistente, anche se non era ovviamente un vero e proprio assistente di ruolo, ma quella era la funzione che assunse. E quando Croce lesse il capitolo della storia d'Europa nel secolo XIX, il capitolo La religione della libertà, qui a Napoli, Omodeo ci andò insieme al giovanissimo Pugliese e lo presentò a Benedetto Croce, di cui da allora lui rimase colpitissimo per tutta la vita da quella lezione, diciamo, pagina ancora commovente, me l'ha detto un paio di volte, poi lo ha scritto anche vario. Scusate questi aspetti, diciamo così, quasi umani, un po' di abbraccio, ma forse valeva la pena di sottolinearli. E forse, diciamo così, è vero che il vero maestro, diciamo così, di Pugliese fu proprio Omodeo, ma a differenza di Omodeo, che era più tentato dai grandi temi e guardava senza particolare, diciamo così, simpatia o consonanza da persona che aderiva profondamente all'idealismo e alla posizione antipositivista, ecco, in quello invece, come abbiamo visto, Pugliese avrà sempre questo interesse o per queste aree, diciamo così, diciamo così, impropriamente marginale, un mondo periferico, policentrico, tutto ciò non ha alcun senso, diciamo così, in sé, però era un tipo effettivamente di grecità diversa da quella che forse piaceva a Omodeo. L'ultimo Omodeo aveva un grande progetto sull'Atene del V secolo che non portò avanti, come sapete. Diciamo che preferì quello. E unì, forse senza, tranne pochi casi, mettere insieme le grandi idee che gli venivano dalla sua formazione idealistica, diciamo, con l'altro aspetto che gli veniva forse molto più banalmente dagli altri docenti dell'Ateneo napoletano e dai suoi due relatori, tanto per non ripetere i nomi. Cioè l'attenzione
per esempio per le iscrizioni. Per la papirologia c'è un episodio, ne parleranno forse altri in caso nella discussione, ma appunto c'è un filone che porta poi a gigante all'interesse per la papirologia ercolanese, soprattutto in un dono che aveva avuto di un libro, di una delle edizioni, ma l'ho trovato ricordato più volte. E quindi, forse c'è. Grazie forse proprio al lavoro fatto a Rodi e a Cos, comunque nel dodecaneso, c'è una attenzione per il dato epigrafico che certamente non avrebbe mai avuto il nostro Omodeo, che guardava forse anche con sospetto queste cose. Vi dicevo appunto che il soggiorno a Rodi è stato importante. A Rodi, giovanissimo, pugliese, scoprì un'iscrizione che riportava alcuni versi di Aristofane, alcune commedie di Aristofane. È stata richiamata, anzi di recente, l'attenzione su questo, vi posso dare tutti i riferimenti di questo e anche Canfor l'ha ricordato. Questo aspetto perché giovanissimo, però lo pubblicò su Dioniso, la rivista che allora era diretta da Biagio Pace in Sicilia, ovviamente riguardava Aristofane. Quindi c'è questa rivista con grande commozione, quasi al Museo di Rodi pochi anni fa, ricordandomi di quanto questa cosa fosse significativa e forse non fu apprezzata come uno avrebbe immaginato allora questo fatto, cioè di questo giovanissimo studioso che individua, lavorando a Rodi, un testo inedito di quel significato, di quell'importanza. E continuò tanto che si legò a Mario Segre, che doveva fare la grande edizione delle iscrizioni del Dodecaneso. Qui si apre un altro capitolo delicato, diciamo così, che è stato anche ripreso in esame di recente da un studioso che ha fatto la biografia di Mario Segre, portando come caso esemplare di un ebreo studioso che era una brutta fine nel campo di concentramento, eccetera, per una vicenda molto brutta. Mario Segre lavorava a questo e anche giovane pugliese e poi anche lui ovviamente nel 38 cominciò ad avere problemi, riuscì in qualche modo, perché in Polonia c'era anche un'attenzione un po' diversa a questi fatti, diciamo, che venivano dal centro fascista, e fino al 40 in qualche modo riuscì a barcamenarsi, a essere tollerato, diciamo, anche a Rodi. Poi dopo per abbandonare tutto, si rifugiò a Roma presso l'Istituto Svedese. Lì c'è un episodio, anzi forse anche più di uno, molto antipatico, su cui devo dire in questa recente monografia, c'è cioè un atteggiamento forse un po' di eccessivamente reticente, diciamo così, per cui si escludono responsabilità nella denunzia e nella cattura di Mario Segre all'Istituto Svedese di Roma. In realtà era già successo poco prima che collega di Mario Segre, con cui aveva avuto a che ridire per fatti epigrafici nell'isola, fosse intervenuto minacciosamente sul direttore dell'Istituto Archeologico Germanico perché non gli fosse consentito, come ebreo, l'accesso alla biblioteca. E purtroppo si sa il nome di questo personaggio, è stato un archeologo di un certo valore, lo sa anche Giulio Jacobi, è stato anche sovrintendente, eccetera.
questo è assolutamente certo. Ci sono testimonianze assolutamente indiscutibili di questo fatto. E Jacopi era, a me stesso, da ragazzo, mi fecero vedere appunto una delle archeologhe di Roma che amava intrattenere i giovani all'Istituto Archeologico, un personaggio notevolissimo, ex compagna di De Chirico, di origine russa, raccontava appunto che questo personaggio aveva fatto mettere dappertutto quando era a Sperlonga, dove aveva grandi meriti, peraltro, tutte tende marroni perché era nell'animo nazista. E pare facesse delle depare, anzi era un altro fatto sicuro, che anche a Marzabotto intervenisse con i tedeschi. È sospettato. Pugliese lo diceva, era praticamente ovvio che questo personaggio avesse denunziato la presenza alla scuola, all'Istituto Svedese di Roma di Segre. Fatto sta che, malgrado anche interventi vaticani a favore di Mario Segre, eccetera, non ci fu nulla da fare, finì in campo di concentramento. Pugliese restò legato tutta la vita alla memoria. Questa è una biografia recente, posso dare riferimenti se interessa a qualcuno in discussione, tende a dire che no, non c'entrava nulla questo. Io ho i miei dubbi e so che anche altri dell'ambiente sono convinti di questo fatto molto grave. Ma Pugliese restò invece sempre fedelissimo e per tutta la vita, finché ha potuto, non solo ha pubblicato inediti di Segre sulla sua rivista, anche il volume di Cos fatto in età molto avanzata, quindi con difficoltà, eccetera, e via, il primo volume appunto è fatto da lui e senza mai aggiungere il nome aveva pubblicato la prima descrizione di Kedelisva, di Kalymnos e tutta un'altra serie di contributi che non vi sto a dire. Non riuscirà, va detto questo, a fare la grande edizione per le inscrizioni grece delle iscrizioni del dodecalneso Pugliese. Segre per forza di cose non aveva potuto farlo, forse sarebbe riuscito. Pugliese avrebbe voluto da giovane, poi non, no, le cose della vita, l'età grave, scriverà prefazione al volume, gli impediranno, diciamo così, insieme a tanti altri interessi. L'ultimo punto, poi veramente stiamo di arrivare, che volevo dire, è, a rischio di ripetermi, è che ovviamente l'ampiezza di interessi di Pugliese giovane è stata talmente grande che già nel 1953 pubblicherà uno studio su Ashoka, il famoso re indiano. Sicché, quando pochi anni dopo Umberto Sciorrato, andando in Afghanistan, dove gli italiani avevano ottenuto di fare una sorta di survey, diciamo, usando un termine che allora non si usava, nella zona di Kandahar, una delle tante Alessandrie, Sciarrato ottenne da Rucali l'informazione che c'era un'iscrizione che aveva dei caratteri che sembravano quelli occidentali. Era un'iscrizione greca con uno dei famosi decreti di Ashoka. E fu affidato per la parte greca, parte, ovviamente l'altra parte, sarà pubblicata inizialmente da Levi Della Vigna, il maggior sinistra italiano di allora, poi successivamente sarà pubblicata lì. Ma Pugliese, questo creò gravi problemi. I francesi che avevano dato agli italiani il permesso di occuparsi di quella regione, ma consideravano per i loro accordi col re l'Afghanistan un loro feudo culturale, forse qualcosa, altre cose, insomma, anche per tradizione orale da pugliese stesso, pretesero di occuparsene loro. Anche se Sciarrato era stato il primo a documentarla,
e si precipitarono, credo il giorno dopo arrivò uno dei francesi, eccetera. Malgrado questo, gli italiani, allora c'era Tucci, eccetera, un personaggio un po' così, poi con Bortolevi della Vida, Pugliese stesso, anche se molto giovane, negli anni 50, procedettero alla pubblicazione. Da questo nacque una contesa molto forte, scusate se lo dico perché sono cose che magari non leggete, ma se leggete le conseguenze, da allora il maggiore telegrafista del secolo scorso, cioè lui Robert, prese in odio Pugliese che aveva osato pubblicare questa cosa su un tema di cui lui già si occupava prima, tra l'altro, 3 anni prima. E questo peserà molto, credo che sia uno dei motivi per cui non faranno l'edizione delle iscrizioni greche del Dodecaneso. Come vedete, c'è questa ricchezza spaventosa, vorrebbe che mi taccia. E volevo concludere, mi scuserete se è una ripetizione, perché è una citazione che ho usato altre volte, ma la considero fondamentale. Volevo finire con mostrarvi proprio questa prolificità ed efficacia sugli studiosi dei campi più diversi, non solo quelli di storia romana o altro. E raccomando a chi vuole se di leggere qui dentro, mi scuserete se avrei dovuto parlarne più a lungo, ma forse avrei fatto l'alba, visto che sono più di 75 contributi, credo 76 con l'introduzione molto bella della nostra di Fidio. Il saggio che ha scritto un'allieva di Margherita Guarducci, Togliatti, una delle polemiche più furibonde, e poi mi tacito con la citazione, è stata quella con un grande epigrafista italiano, di cui sono stato anche, diciamo così, allievo, sia per un tipo in quel caso, Margherita Guarducci, una polemica che ha raggiunto livelli molto forti. Malgrado questo, questi nostri maestri dell'Università di Roma erano di una signorilità e tolleranza per cui fra allievi si andava sempre a prendere cena insieme, grande amicizia che è durata tutta la vita addirittura. E Togliatti racconta, cosa che non sapevo, che nel vivo di queste polemiche, un saggio godibilissimo che c'è, lì parte di epigrafia e poi racconta questa, che è la cosa che forse le interessava di più, che a un certo punto raccontava e Pugliese cominciò a canticchiarle, proprio mentre loro, lui e la Guarducci, litigavano furiosamente. Fosse di San Pietro, e così via, tante altre cose che qualcuno forse ricorda. E raccontava una canzoncina a cui aggiungeva una frase: tempo a parlo di epigrafista, eccetera, eccetera. E continua a dire qua parlo dei Visconti. In cosa parlano i Visconti? Si incontra. Era una canzone non di Georges Brassens, ma cantata da Georges Brassens. La potete trovare online, mi hanno molto divertito a fare una piccola ricerca su quello. E tu ne avevi là. Cioè c'era un grado di ironia, di autoironia, di sminuire il rilievo di queste polemiche furibonde, con forti risvolti anche accademici, tra l'altro. E questa autoironia faceva sì che accanto a questa gamma di interessi provocavano reazioni non semplici, ma anche altri ambienti, allora, come ci fosse però uno stile e una eleganza, nobile eleganza, evidentemente un'autoironia, un'ironia verso l'ambiente assolutamente straordinaria. Ma il senso, e chiudo, posso semplicemente dirvelo con la citazione da Vincenzo di Benedetto, è una cosa scritta nella sua edizione delle Baccanti di Euripide, insomma, le pagine 56-57.
nel 52-53, era studente normale, non si usava la parola interdisciplinare, ma nei fatti la cultura di Pugliese e Caratelli era totalmente indisciplinare e quel che più conta lo era anche il suo insegnamento. Da lui appresi a conoscere Lineare B, ma appresi anche di città carovaniere, Stozzo, ovviamente, e di scavi nelle isole Egee, di epigrafi ancora da pubblicare. Ed ebbe in Pugliese Caratelli anche in quello straordinario anno che fu il 1952-53 un modello di come leggere criticamente la Costituzione degli Ateniesi di Aristotele, come porsi di fronte al testo di Platone, non a caso. Il principio platonico della insufficienza della scrittura trovava la sua verifica e la sua realizzazione nell'eloquio fluente e straordinariamente documentato del giovane professore napoletano, che ci insegnò a ricercare nella Grecia antica l'Italia di Croce e Omodeo. In queste Verissimo. poche frasi ci sono tutti, in tutta la grandezza e persino i limiti ironici del mondo. Grazie. Grazie. Beh, bellissima. Mi pare, mi sentite? Marta, mi pare sia stata una relazione bellissima quella che ha fatto Nino. Anche molto commovente, devo dire, proprio molto, con tutta una serie di elementi nuovi, come solo lui poteva fare per il tipo di conoscenze che ha avuto di Pugliese. Veramente molto, molto bella. E ripeto, commovente per l'intensità e la qualità dei tasti che è riuscito a suonare. Veramente, grazie Nino, è stata una bellissima cosa. E ora diamo la parola Intanto a Beppe Cambiano. Prego, Beppe. ringrazio dell'invito a parlare di un maestro come Pugliese in una sede così prestigiosa, intitolata al nome di un filosofo che ha nutrito i miei anni liceali come quelli di tanti miei coetanei. Io non sono stato allievo diretto di Pugliese come Nino, ma vorrei fare piccolo accenno autobiografico per spiegare la prospettiva della quale mi sono messo per leggere anche i saggi contenuti nei tre volumi della Parola del Passato. Il mio primo incontro in diretto con Pugliese ha avuto luogo nel 1966, quando il mio maestro Nicola Bagnano mi chiese di recensire per la rivista di filosofia il fascicolo della Parola del Passato dedicato a Veglia e i Focei di Occidente. A Bagnano, di 10 anni più vecchio di Pugliese, socio come lui allora dell'Accademia dei Lincei, si era formato nell'Università di Napoli, avendo anch'egli come professore di greco, come l'ebbe Pugliese, Alessandro Olivieri. Una figura dimenticata che varrebbe la pena di riconsiderare. La recensione uscì nel 1967. Ciò che mi colpiva ed era nuovo per me era il nesso tra l'eleatismo e la medicina. Inferito anche dall'iscrizione sotto un'erma di Parmenide, risalente al primo secolo d.C., che lo qualificava come Uliades Physicos. Interpretato da un altro amico, Marcello Gigante, come confacente a Parmenide, filosofo dell'essere come ulon, come totalità, ma più probabilmente come patronimico nel senso di ascendente di Apollo Ulios risanatore. Era un nesso che confermava lo stretto rapporto, sempre sottolineato da Pugliese, tra filosofia e scienza, in particolare la medicina, come dimostrano i saggi raccolti nel volume già citato da Nino, al quale aggiungeva quello con la religione. Infatti, il mio ultimo incontro diretto con Pugliese ebbe luogo durante le riunioni nella sede dell'Enciclopedia Italiana a Roma per la preparazione della sezione sulla scienza greco-romana, coordinata da Geoffrey Lloyd, per la grande storia della scienza Treccani. Non a caso
Il contributo di Pugliese portò nel suo titolo emblematico il trittico religioso, società e scienze. Abbiamo ora pubblicate le lezioni che Pugliese tenne all'Enciclopedia Italiana, curate da Francesco Verde per Bibliopolis, Principi della filosofia greca, la nascita della filosofia in cui sono ribaditi i nessi tra questi tre aspetti. Non filosofia e scienza, quindi, nel loro splendido isolamento, ma radicate nella sfera religiosa, politica e sociale. Pugliese ricostruiva lo sfondo religioso e anche cultuale delle indagini scientifiche in Grecia, il quale infondeva negli intellettuali greci un vivo sentimento religioso accompagnato da un senso di libertà. Non v'è infatti, diceva, impulso di ricerca a cui possa dirsi estraneo quel sentimento. Lezione di Croce, qui ovviamente, e in modo tipicamente suo, egli trovava qui un punto di affinità con l'India antica. Da sovare? Vado a vedere se sta diventando Purtroppo, qualcosa. ogni tanto chi collega mi si spegne il microfono. In questa prospettiva, una posizione centrale era assegnata al pitagorismo, per la lunga ombra da esso esercitata non solo su Parmenide, ma anche su Platone, i neoplatonici e poi in età moderna. È una prospettiva che lascia il suo segno nel vasto ventaglio di temi affrontati in questi tre volumi della Parole del Passato, dedicati al suo ricordo. Ciascuno di essi infatti esplora punti decisivi del pensiero e del lavoro di Pugliese. Date le mie limitate competenze, non posso che accennare soltanto ad alcuni temi, in qualche modo connessi con la filosofia, scusandomi con i molti autori di vari saggi che non menzionerò. Naturalmente, Elea è presente. Il saggio di Michel Grat qui ricostruisce i problemi connessi alla fondazione, al contesto urbano, ma anche su Elea, cito, luogo di circolazione dei saperi, a differenza di Marsiglia. Egli si addentra anche su vicende biografiche e problemi di datazione, per esempio di Senofane, e sulla sua critica all'antropomorfismo religioso e alla abrosione tipica dei greci dell'Asia. Ne risulta un monito, coerente col pensiero di Pugliese, a non considerare la filosofia come un tutto autosufficiente, tentazione perenne degli storici della filosofia non solo antica. E il Parmenide Uliades Physikos ritorna anche nel saggio di Gianfranco Maddoli, che è qui presente. Anche alla luce di nuovo materiale epigrafico sull'epiteto Apobaterios, attribuito a varie divinità, tra cui Apollo, nel senso di chi porta successo un'azione, interpretato tradizionalmente come connesso alla navigazione, esso assume più in generale il senso di curare, come mostra anche il suo nesso con la figura di Asclepio. E giustamente Marisa Tortorelli Ghedini richiama l'attenzione su analoghi orizzonti problematici concernenti i rituali terapeutici e psicopatologici femminili, in Ernesto De Martino, un'altra figura chiave della cultura napoletana, con opportuni rinvii anche alla medicina ippocratica. Sul rapporto tra Parmenide e la medicina, vorrei ricordare la cautela che Pugliese, lontano da perentorietà dogmatiche, esprimeva in una breve nota del 65 nella Parola del Passato. Cito, in effetti, diceva, nella tradizione relativa agli eleati non è alcun segno di un preciso interesse per la medicina e non sarà forse avventato cercare l'origine della scuola medica di Veglia fuori della scuola filosofica, in cui la speculazione ontologiche dovevano lasciare poco spazio per la iatriche tecne. Di qui la difficoltà di intendere l'appellativo physikos nel senso di medico.
Uliades Physicos, medico, mi permetto di segnalare che tale appellativo, Physicos, ma nel senso di filosofo della natura, comincia a essere attestato solo a partire da Aristotele. La cosa più interessante, mi pare, è invece che nel primo secolo d.C. dei medici potessero ritrovare un antecedente in un filosofo come Parmenide, qualificato come Physicos, il che potrebbe far pensare che l'essere parmenideo fosse considerato in quel contesto come il mondo fisico stesso. Ma la medicina come terapia non era nel mondo greco un settore esclusivamente disciplinare, del tutto autonomo, ma rientrava in un più vasto orizzonte di problemi sul come vivere, con le questioni etiche che ciò comportava e quindi sulla saggezza. Credo che questa fosse convinzione anche di Pogliese. E non riguardasse solo il mondo greco, ma come sappiamo anche l'India e in generale l'Oriente. Significativo in questa linea di ricerca ho trovato il saggio suggestivo di Paolo Xella, Saggezza degli uomini, Saggezza degli dei del vicino Oriente antico, due casi emblematici, che coinvolge la figura di un sacerdote in Mesopotamia, ma anche il dio Baal di Ugarit. Dio originariamente bellicoso, che poi matura, acquistando un bagaglio sapienziale che gli consente di difendere e preservare l'ordine cosmico e sociale contro le forze del caos. Così l'importanza degli erga esiodei per l'agenda etica di Platone e la questione del come vivere sono illustrati da Rydberg nel suo saggio. Ma terapia si coniuga anche col tema della salvezza. Cioè, vedete, un intreccio di temi che sembrano apparentemente disorganici, ma che in realtà hanno un nesso organico tra loro e che i volumi della rivista ci documentano. Terapia si coniuga anche col tema della salvezza, intrinsecandosi quindi con religione e filosofia. Lo mostra il saggio di Giambattista Alessio, Politica e poetica della salvezza, strategie comunicative in Pindaro, Empedocle e nei esametri Getti, dove il messaggio di salvezza enunciato in Pindaro, Empedocle e negli esametri Getti è esaminato alla luce delle diverse strategie comunicative messe in opera che nel caso di Agrigento e Selinunte rinviano un contesto prevalentemente democratico di città, quale appunto Agrigento e Selinunte, su cui gli esametri Getti, ma anche il saggio di Giorgio Camassa su Gesù come al tempo stesso terapeuta col semplice tatto e insieme salvatore alla fine dei tempi. Si apre qui col tema della salvezza un ancora più vasto orizzonte, quello del confine tra la vita e la morte e l'aldilà, con tutte le implicazioni collegate anche alla tomba e ai riti funerari. Emergono allora saggi come quello di François-Hélène Massa-Perrault sull'aldilà su Radamanto e l'immaginario greco dell'aldilà sino a Plotino e naturalmente le laminette orfiche, oggetto di cure continue da parte di Pugliese, la cui opera è stata proseguita in Italia, in particolare da Marisa Tortorelli e da Paolo Scarpi, che nel terzo volume affronta di petto il problema storico-religioso che si pongono, tenendo conto anche dell'importante papiro di Derbeni scoperto nel 62. Certo, hanno tutte un rapporto col territorio della morte e un carattere funerario legato a culti misterici. Ma Scarpi insiste, credo giustamente, sulla loro non omogeneità. Da una parte, quelle contenenti laminette, contenenti parole che il defunto deve ripetere davanti ai guardiani dell'Ade per potersi così accostare alla fonte di Mnemosune, e dall'altra una seconda serie, meno diffusa, proveniente specialmente da Turi, la quale introduce un discrimine tra puri e impuri, con un elemento etico di consapevolezza della pena subita,
per azioni contrarie alla giustizia e la divinizzazione, quale status acquisito da uno dei defunti o promessa di immortalità. E sappiamo quanto tutto ciò sia importante anche per Platone e i suoi miti, con la gerarchia di bioi che essa trascina con sé, e poi per i neoplatonici. Sin dalla sua pubblicazione della Vita di Plotino di Porfirio nel 46, tradotta da Cilento, Plotino fu un altro degli interessi costanti di Pugliese. Giustamente qui nel volume ter secondo compare un saggio di Magnelli sull'oracolo sulla morte di Plotino nella Vita di Porfirio. Pugliese fu sempre attratto dalla forte componente intellettuale dell'orfismo, quindi più confacente a una alle ad una elite filosofica come i pitagorici, e poi in seguito a Platone e ai neoplatonici. Egli insisteva sulla centralità di mnemosine come principio di conoscenza. La vita eterna promessa all'iniziato era da lui vista sotto il segno di mnemosine e non della psiche, ma del nous. Questo è un punto chiave nella sua interpretazione, in cui egli ravvisava il vero protagonista. Credo che qui si possa rintracciare uno dei segni della presenza decisiva di Croce nel suo pensiero. Cilento traduceva nous in Plotino con spirito, e filosofia dello spirito, come sappiamo, Croce intitolava la propria filosofia. Lo spirito non è un'entità metafisica che sorregga il corso degli eventi, ma è ciò che gli individui nel loro insieme contribuiscono a creare. È l'opera, non la soggettività individuale, ciò che permane come parte integrante dell'attività creatrice dello spirito nella storia. Era la tesi, come sappiamo, di Croce. Non era dunque l'esito mistico che Pugliese ritrovava in Plotino. Egli guardava al nous e non all'uno, non tanto all'immortalità individuale, quanto alla perennità dello spirito salvaguardata da mnemosine. E non è un caso che gli dedicasse uno dei suoi saggi a Plotino i problemi politici del suo tempo. Se non si tiene conto del legame inscindibile tra ricerca filosofica e scientifica e il sentimento religioso che la permea, nel quadro della lezione di Croce sulla religione della libertà, da lui ascoltata, come ricordava già anche Nino, su suggerimento del suo maestro Omodeo, non si coglie il senso della dimensione etica e civile che attraversa tutta l'opera di Pugliese, esplicitamente enunciato da lui sin dagli esordi della parola del passato, con il suo saggio sulla città platonica del 46 e già nel saggio sulla democrazia nel motto greco del 45 sulla rivista di Omodeo, l'Acropoli, dove diceva che, cito, l'ideale Platonopoli è il paradigma a cui si conforma il saggio e alle cui leggi si attiene pur quando viva cittadino nella sua città dolente, espressione dantesca che ritorna per esempio in August Burke, grande filologo tedesco della prima metà dell'Ottocento. Per parlare della polis, città dolente, era un caso unico di fronte alle idealizzazioni classicistiche della polis greca. E questa polis en logo era anche la Platonopoli di Plotino e poi della lunga tradizione che attraversa i secoli e sfocia nel moderno umanesimo napoletano. Di qui l'attenzione di Pugliese per figure che si riallacciavano a Platone, o meglio al neoplatonismo, in primis Usano, su cui torna nel volume terzo Maria Rosa Cortesi, con il saggio sul suo interesse per il pastore di Erma, o la figura di Pietro Balbi, traduttore della teologia platonica di Proclo, su cui si ferma Monfasani, sempre nel volume terzo. Al retaggio crociano si può, credo, anche ricondurre la rilevanza, e anche di Omodeo, ovviamente, la rilevanza riconosciuta da Pugliese anche alla storia degli studi e della storiografia,
Giustamente, quindi, in questi volumi sono stati inclusi i saggi di Luigi Lenus su Paul Maas, di Giovanni Indelli e Francesca Longo Auricchio sulle lettere di Vincenzo Arangio Ruiz Avogliano e di saggio di Maria Luisa Chirico su Comparetti. Saggi che pongono al centro lo studio dei papiri pericolanesi, ai quali Pugliese fu sempre attento, anche se non mi pare che nutrisse interesse particolare per l'epicureismo filosofico. E in questa linea storiografica si innesta anche il saggio di Riccardo Di Donato sullo storico delle religioni Uberto Pestalozza, cui rimase fedele il suo discepolo Untersteiner, nonostante l'adesione del maestro Pestalozza al fascismo. E sul rapporto a suo tempo esaminato da Pugliese, dal passo del Fedone platonico, sulla visione della terra dall'alto e le riflessioni di Jung sulla visione nei casi di morte apparente, si sofferma Maria Michela Sassi. Di fronte a questi volumi non si può che constatare la stupefacente varietà di temi e approcci. Intanto, anche la Grecia prefilosofica, in particolare il mondo minoico e miceneo, legato alla scoperta del lineare B, nei rapporti con la molteplicità delle culture del vicino Oriente e col mondo della sovranità. Ma anche una Grecia non monocorde, con lo sguardo non solo sulle consuete grandi città, come ricordava Nino prima, cioè in primo luogo Atene e Sparta, ma su una pluralità di città sparse negli angoli più diversi del Mediterraneo, non solo la Magna Grecia, ma anche per esempio la Sardegna. Geografia e storia, per parafrasare il titolo di Dionisotti a proposito della letteratura italiana. Mondi esplorati nelle loro forme istituzionali, come la posizione dei segretari nelle città greche in età arcaica, Achille Faraguna, o l'istituzione di unità di misura o la circolazione delle idee nel nesso con i processi di colonizzazione, Valentino Nizzo. Ma lo sguardo si posa anche sulla cultura materiale, come la coltura delle olive, il commercio di olio o l'uso del vino in contesti funerari, libagioni, banchetti e simposi, esplorato da Giampiero Arrigoni. E tutto ciò accompagnato da una pluralità di approcci, fondati sull'uso non soltanto di testi letterari, ma anche epigrafici, papirologici, di acquisizioni archeologiche. E non c'è da stupirsi, perché è questa antichità a part entière che ha caratterizzato l'opera di Pugliese. Uno storico senza frontiere, come l'ha definito Marisa Tortorelli, caratterizzato da una, cito, benefica sensibilità storico-comparatistica, come ha sottolineato Canfora, la quale raffredda le pulsioni iperanalitiche derivanti dalla monocultura. E giustamente Pia De Figlio, nel suo bel profilo introduttivo, ricorda l'interesse di Pugliese per l'India sin dai suoi anni giovanili. Giustamente quindi è ospitato in questa raccolta anche un saggio di Chiara Ghidini sul Giappone. E sul problema dei rapporti tra storia e comparazione, Carmine Pisano pone a confronto il metodo sperimentale di Ernesto De Martino e Marcel Detienne, accomunati dall'integrazione di metodo comparativo e prospettiva storica, ma con la differenza che Detienne concepiva la comparazione come arte di costruire comparabili. Questa poliedricità era legata in Pugliese alla lezione etica e civile che aveva preso dai suoi maestri Croce e Omodeo e lo aveva portato ad opporsi al fascismo. In questo momento storico di oggi, in cui l'obiettivo di conoscere è considerato sovente irrilevante, non so se l'avete notato ormai, questa è un'atmosfera diffusa. Mi sono imbattuto, non molto tempo fa, in parole di Alberto Savinio, fratello di De Chirico, parole che amo ripetere sovente e che mi hanno ricordato la lezione di Pugliese.
lezione insieme intellettuale ed etica, di ampliare gli orizzonti. Andando controcorrente, Savinio scriveva negli anni di guerra, della guerra, seconda guerra, dell'immediato secondo dopoguerra, diceva, e vi cito la frase con cui chiudo, perché mi pare che sia emblematica anche per descrivere la personalità di Pugliese. La cultura ha principalmente lo scopo di far conoscere molte cose, notate, molte cose, non una sola, molte cose. Più cose si conoscono, meno importanza si dà a ciascuna cosa, meno fede assoluta. Conoscere molte cose significa giudicarle più liberamente e dunque meglio. Meno cose si conoscono, più si crede che soltanto quelle contano, soltanto quelle hanno importanza. Si arriva così al fanatismo. Vi ringrazio. Allora, grazie molto anche a Beppe. È bella anche questa citazione finale di Savinio. Dicevo, Beppe, è molto bella questa citazione finale di Savinio. Come dire, è controcorrente rispetto a... Comunque anche questa è stata una bella... Una bella lezione, un bel seminario. Fra l'altro, Beppe ha parlato anche molto dei volumi, no? Quindi siamo già entrati in questo campo. Devo dire che ho avuto molto piacere sia nella relazione di Nino che in quella di Beppe di sentire il nome di Marcello Gigante, che è stato appunto un altro dei grandi maestri dell'istituto. Ma è stato anche professore di latino e greco al liceo Genovesi, a pochi passi appunto dall'istituto, e al quale l'anno prossimo, continuando questo ciclo sui maestri dell'istituto, dedicheremo un seminario specifico. Quindi grazie anche per aver ricordato Marcello Gigante, ma grazie per questo lavoro complessivo che ci ha riportato, come giusto che sia, Pugliese fra di noi, come interlocutore vivo e presente fra di noi. Ora, Marta, come vogliamo procedere? Vogliamo Dobbiamo dare la parola. dare la parola a interventi, a parte gli allievi dell'Istituto, ci sono molti autori dei tre volumi della Parola nel passato. Chi vuole intervenire e naturalmente sempre anche gli allievi dell'Istituto. Bene, iniziamo la discussione. Prego, che può venire qui in modo che sentano. Va bene, Massimo. Ho fatto un lungo viaggio, sono Paolo Stampi, per chi non si ricorda di me, perché si ricorda di me. Una cosa che mi è piaciuta di più dei vostri due interventi, lasciamo stare lì, è stato questo rapporto con la storia sessuale, che forse è l'ultima, possiamo dire, l'ultima tappa a cui dovremmo aspirare, anche se studiamo il passato, perché come ha scritto Salvatore Settis, se non c'è classico, non c'è futuro. È il fondamento della nostra storia. Pugliese, io l'ho conosciuto attraverso due o tre cose. Primo è stato un miceneo, che come ogni giovane studioso, insieme, mi sono occupato di micenologia, andavo in cerca delle radici, sbagliando ovviamente. E la seconda tappa è stato appunto l'orfismo. E le lamine teorfiche con cui ci siamo visti trovarti. Mi ricordo che abitavo ancora in quel del Lido a Venezia e lui mi telefonò, era il buon Vecchiatti, perché gli avevo mandato un fascicoletto in cui insieme ad altri due amici e colleghi avevamo fatto un'analisi delle lamine teorfiche. Era il 1986, quindi proprio è stato questo. Era un uomo grande. Una volta sono andato a trovarlo a casa, ho fatto un lungo viaggio complicato, ero giovane, cercavo anch'io di capire che cosa avrei fatto nella vita, perché sono quelle cose che quando hai 25, 26, 27 anni,
devi cercare di farlo. E mi impressionò moltissimo questa sua capacità di muoversi su più piani. Allora come dire, mi impressionò, mi affascinò. E poi io trovai un'altra cosa, ma non lui, uno storico delle religioni, Angelo Gregorovich, che discuteva e, come dire, criticava fortemente la monocultura. Non voglio essere come quelli, come coloro che passano la vita a studiare una sola cosa, nella storia dell'autobiografia pubblicata in Storia delle Religioni, perché. Ed è una cosa, non erano uguali, però c'era molto in comune in quel momento. Da una parte lo storico Pablo, che Pugliese era uno storico alto, sapeva, aveva competenze immense, l'epigrafia, eccetera, e dall'altra lo storico delle religioni che pensava di aver trovato la sua vita dopo i 40 anni, cioè la sua strada di ricerca dopo i 40 anni. Quindi è stato un po' questo che mi ha affascinato, poi nelle incertezze della giovane età, poi ho continuato e lì ci siamo sentiti un po', poi ognuno va per la sua strada, per esempio con Lino credo che saranno più di 40 anni che non ci vediamo, Forse 49, ma 30. Sì. Così, mentre con Milano, 1987, poi non ci siamo più né visti né sentiti. Ecco, spero di aver rotto il ghiaccio. Grazie, grazie. Bene, molte grazie. Grazie. Forse sia di Fidio, curatrice tra i curatori e anche promotrice con l'istituto di questo incontro. No, sto sentendo una cosa dalla al computer. Dici? Giusto due parole, intanto voglio ringraziare l'Istituto che mi ha accolto questa sera. Sono ringraziare i relatori che hanno veramente seguito due itinerari diversi, ma entrambi un grandissimo interesse. E niente, vorrei fare un pochino. Riguardo agli interessi di Pugliese dal punto di vista del metodo storico, tu hai ricordato i due maestri, quindi gli inizi, però anche l'interesse per l'Occidente, l'interesse però anche verso il vicino Oriente, che sin dall'inizio Pugliese ha. Grazie. Hai fatto anche un nome, quello di Herbert Meyer. Allora, volevo chiedere, secondo te c'è stata una influenza sul pugliese giovane, anche meno giovane, delle ricerche della Altertumswissenschaft, quindi anche di Meyer, dell'ambiente tedesco, dell'ambiente germanico, che lui seguiva, tu ci dire, questo era il suo nome. Che cosa ci puoi dire di più su questo argomento? Sono assolutamente sicuro perché lo ha scritto e c'è stata ritrovata anche la corrispondenza che, per esempio, giovanissimo, prima ancora di arrivare all'università, scrisse a Belloc, quell'altro grande storico tedesco, che credo non rispondesse, per vedersi di un ragazzino di 15-16 anni, una lettera in cui gli chiedeva informazioni, eccetera, forse non. Almeno così mi disse anni fa Polverini. E quello è assolutamente sicuro che addirittura conoscesse i lavori di Belloc, quindi quanto di più positivista possiamo immaginare, e addirittura li scrivesse prima ancora di essere studente universitario. Quindi penso che sia quasi ovvio, non ho un riscontro preciso, però documentario, diciamo, può darsi che si trovi, ecco, nell'archivio, nella corrispondenza, ma sicuramente
aveva fatto le sane, buone letture istituzionali, professionali del meglio che c'era anche della storiografia tedesca. Ecco, poi non so se per esempio Gianfranco Masoli ha degli elementi in questo senso dal periodo fiorentino, diciamo così, e dopo di questo, ma io do per scontato che un po', diciamo, la tendenza a un orizzonte largo, indipendentemente poi dai singoli contenuti, ovviamente, venisse anche da lì. Per brevità non ho accennato, per esempio, all'interesse per l'Egitto nelle fasi più recenti. Un prodotto di Pugliese è stata la Bresciani, e da Bresciani, che è stata insieme a Donadoni la più eminente egittologa italiana, il fondatore ovviamente, che era. E appunto qui affidò come tesi di laurea la satrapia persiana d'Egitto. Come vedete, anche qui un'interconnessione persiani, egiziani e ovviamente greci. Quindi è questo interesse per, diciamo, le interconnessioni e i contatti, secondo me, è quello che attraversa un po' tutta l'opera di Pugliese. In qualche modo forse sta anche dietro ricerche d'altro tipo, non so bene, per quel che riguarda l'orfismo, eccetera, lascio ai competenti l'opinione, però credo che questo gusto della ricerca dell'interconnessione della volontà, e non escluderei affatto appunto che la lettura, che do quasi per scontata nella discesa di Salterhaus di Edouard Mayer, almeno di alcuni dei impressionanti volumi, e di tutti gli altri. Ecco, non c'è forse, ecco, l'unica cosa che non compare di uno dei grandi interessi di Edouard Mayer è stata la parte ebraica del giudaismo, che invece in Mayer, per esempio, è molto forte lo stesso, e in altri, anche fiori italiani, non basta pensare al nostro comune amico Arnaldo Momigliano, amico maestro ovviamente, Arnaldo Momigliano, con cui entrambi abbiamo avuto molti rapporti, e che appunto invece studiò anche quello da giovanissimo. E quello effettivamente è un campo in cui, ma per esempio, rimasi sorpreso di trovare anche in un modello d'uso, non l'ho portato qui il riferimento, quindi non ve lo posso dare preciso, del termine geoanatolico, che in pugliese ricorre molte volte, una volta almeno era citato da Omodeo. Non so se è stato preso da lì o in caso, ecco, questo forse è un po' presto per dirlo, di ben altro, però quella, diciamo così, passione per soprattutto il mondo anatolico, e poi l'India, ma anche la Persia. C'è un importante volume edito dall'Accademia dei Lincei sulla Persia, fatto insieme a Mazzarino, e sono state queste interconnessioni culturali. Io credo che comunque le si valuti, sono uno dei punti forti, e a mio avviso servono a capire lui, e forse ci aiutano anche a proseguire nel lavoro su questi temi. Grazie a te. Bene. L'accenno allo studio dell'epistolario. Esatto, anche io ho trovato questo. Posso solo spronarti a insistere. Troppo presto per molte cose. È molto delicato degli Capito. ultimi Molto decenni. delicato. Molto. Nelle cose vecchie forse si può. Ci sono, ecco, Gianfranco Mardoli. Molto veramente, tanto grazie per le due belle relazioni che integrano soprattutto quello che ha messo in evidenza un particolare aspetto della posizione di Pugliese Caratelli nella storiografia italiana, e che è quello della ricerca delle radici, guardando in modo particolare all'ambiente napoletano e ai suoi maestri. Ha sviluppato un modo specifico questo, e poi ringrazio anche
l'altro amico che è relatore, che è riuscito a cogliere tanti degli aspetti che poi riflettono la molteplicità dell'interesse di Pugliese in questa raccolta di scritti. Io penso che noi abbiamo adesso un compito abbastanza preciso, anche se difficile, e mi è venuto in mente più di una volta come necessità, che è quello di collocare Pugliese Caratelli nel quadro della storiografia italiana ed europea. Perché credo che sia un compito che si viene maturando con queste ricerche preliminari che sono state fatte in vari settori e che ci attendono, diciamo così, sulla trincea di questo lavoro che non è da poco. E quindi questo è un compito che ci proponiamo un po' tutti, credo. Io per primo, se me lo consentirà l'età e il tempo. Una cosa che mi credo vada sempre più analizzata è questa delle radici della formazione degli interessi di Pugliese. Perché c'è un altro aspetto molto interessante, credo, che sia quello che Pugliese poi ha espresso esplicitamente. Uno degli ultimi, forse nell'ultimo contributo che lui ha dato come prefazione e introduzione alla mostra di Alber di Orsi fatta a Rovereto, quando ha dichiarato esplicitamente che due dei suoi maestri lui considera Paolo Orsi e Federico Alber. Per quale motivo? Perché sono i due che poi ritornano nella produzione di Pugliese Caratelli più volte, a testimonianza potremmo citare tantissimi suoi lavori, ma anche interessi proprio che hanno stimolato ulteriormente le ricerche, sono questa congiunzione dell'archeologia e della storia. Perché forse non c'è stato nella storiografia italiana nessuno che così attentamente ha seguito questo aspetto, basta pensare soltanto a quello che ha significato per Pugliese l'Italia meridionale, la Magna Grecia, e moltissimi dei contatti che lui ha avuto e degli stimoli che ha dato agli archeologi del posto. Cioè, cercate di indagare questo, quello, quell'altro, quell'altro, e ha sempre seguito questo aspetto. Così anche il problema dei rapporti con l'Etruria. Anche lì è stata una connessione continua, un'attenzione a questo binomio archeologia-storia, che in qualche maniera ne fa un originale testimone della storiografia italiana. Questo credo che dovremmo indagare meglio, ma proprio anche cercare proprio nelle radici lontane, perché lui nella sua autobiografia mi consentì di fargli una specie di registrazione periodica ogni volta che andava a casa sua di parte della sua esperienza giovanile. Mi ricordava molto come fosse stato influenzato anche fin da piccolo nello studio non solo del greco e del latino, ma anche delle civiltà orientali. Ha studiato il sanscrito e credo che questo l'abbia aperto in modo particolare all'attenzione che poi ha prodotto. Abbiamo qui un testimone che è Emilio Salvini. Questo nucleo di orientalisti che ha fatto la sua storia e la sta facendo qui nella storiografia italiana. Ecco, ci sono tutti questi aspetti che questo interesse per l'Oriente nasce lì, come tante altre cose sono nate nella sua giovinezza. Poi sono state naturalmente rielaborate, allargate, moltiplicate in questa infinità, perché Pugliese Caratelli non ha mai scritto un grosso libro. L'abbiamo tutti notato, non ha mai fatto alla Beruf, alla De Santis e così via, ma ha fatto soltanto piccoli interventi, piccole cose e piccole grosse cose, che sono anche di notevolissimo rilievo, ma mai condensate, perché a lui non interessava la sintesi già fatta, interessava la ricerca, interessava il nuovo, qualcosa che si potesse cavare anche da quelle piccole citazioni, dalle piccole frasi, dalle parole che
fossero depositati nella tradizione. Segni. E quindi anche questo è un aspetto che va naturalmente sottolineato e apprezzato moltissimo, ecco, perché non ci ha costretto a rileggere cose già dette, ma ha individuato soltanto problemi nuovi. Grazie. Ci sono altri interventi? Piero Bonna, Raffaella. Sono quantissimo che ho problemi a parlare, vorrei aggiungere al mio caso il mio rapporto storia critica, il fatto che ha sostenuto scientificamente il fatto partecipando a due missioni di scavo negli anni 2000 in Turchia, e l'altra è stata il diritto dello Stato di Kiribati in Siria, di cui appunto i suoi libri non è stato percepito come il mio sogno di parlare di l'appoggio fondamentale, perché era molto difficile che comunque nella mia età accademica al passato questo tipo così lontano dagli interessi comuni. Grazie, grazie Raffaella. Ecco. Altri interventi? C'è qualcuno degli allievi che vuole intervenire o fare qualche domanda? Ecco. Di Bari. No, io confondo Bari, sempre. Bari sonda. Bari donna. Sì. Volevo chiedere un consiglio di lettura sul rapporto tra l'archeologia e il colonialismo, perché è un tema al quale mi interesso lateralmente e volevo avere Questo tocca a te. dei consigli. Ora c'è quasi un profluvio di volumi recenti sul rapporto dell'archeologia italiana con il colonialismo, l'archeologia italiana in Libia soprattutto e altrove, ma ci sono vari, perché le posso mandare, ecco, adesso vorrei dare indicazioni sbagliate a memoria, ma ce ne sono vari molto recenti, ecco, un filone è in pieno sviluppo, ecco, e man mano passano gli anni si può appunto tenere maggior conto di cose anche relativamente recenti e soprattutto i fondi d'archivio vengono più usati. Ora c'è una buona bibliografia, in particolare per l'attività in Libia, ma non solo, c'era stato già molto sull'archeologia italiana per l'Asia Minore, Rodi, esattamente. Per Rodi ci sono anche, diciamo così, interpretazioni contrastanti, ecco, su questo, ma c'è parecchio, ecco. È stata lì, poi c'è anche un lato, diciamo, di valorizzazione molto interessante, diciamo così, e non disinteressato, diciamo, c'era stato, per cui è ancora più interessante rispetto al caso libico, che è poi famoso perché insieme di studi. Addirittura lo citavo perché è quasi divertente, ebbe un forte eco, diciamo. Fu invitato a visitare gli scavi italiani Guglielmo? e non no, ma Villamovitz. Appunto. Villamovitz fece una famosissima visita a Cirene, ci sono delle splendide foto davanti allo Zeus di Cirene, del vecchio Villamovitz che invitato dal governo su suggestione ovviamente degli studiosi italiani e via. E c'è anche un personaggio curioso che ha avuto molti rapporti, non solo accademici, anche personali molto forti, che si trovò anche al centro di polemiche furibonde all'epoca, cioè Silvio Ferri, un personaggio geniale, a volte stravagante, in certe interpretazioni che ho insegnato a Pisa, dove lasciò un eco, eccetera,
A Pisa era molto ben voluto, ne è rimasta una buona fama in facoltà, che gamba. E lui era molto legato a Pugliese, e Ferri, che è un discendente latinista, un nipote, che insegna latino a Pisa, le vedevo i figli a volte continuano. E Silvio Ferri è famoso perché uno dei grandi ritrovamenti epigrafici italiani a Cirene fu affidato a Villa Moritz, suscitando le ire di Gaetano De Sanctis, cioè del maggiore storico greco-italiano, storico antico italiano, che lo prese da un punto quasi come un'offesa personale. Ci furono delle polemiche fortissime, ecco, in questi aspetti. Ora può sembrare che siano cose folcloristiche o altro, invece hanno avuto delle ricadute notevoli di scuola e di altro genere. Ecco, e Silvio Ferri fu oggetto appunto di una reazione molto forte fra quelli che lo, diciamo, difesero e protessero, c'era proprio anche Pugliese. Ma può darsi che l'invito a Villa Moritz, anche se poi sviluppato in sede governativa italiana, muovesse da lui e da altri, diciamo, degli italiani che lavoravano a Cirene. Quello di Cirene è un campo molto importante, molto serio. Anzi, un mio allievo ha pubblicato di recente questa monografia con tutti i documenti storici, moderni, antichi. Di Cirene. Lì c'erano state polemiche precedenti, ovviamente legate alla fase già precoloniale. Partecipò anche Gaetano De Sanctis, che favoriva, pur con la sua grande statura etica che aveva, però era in favore del colonialismo e partecipò con Halber, eccetera, alle ricerche lì. E la gravità delle cose era tale che fu ucciso l'archeologo che guidava la missione americana De Kooning. Questo in età prefascista, stiamo parlando proprio del tempo della spedizione coloniale italiana, in modi, diciamo, misteriosi. E ci fu discussione come mai venne ucciso. Fatto sta che il governo italiano pagò agli Stati Uniti l'indennizzo dell'assassinio del direttore degli scavi a Cirene. Questo già prima, lo dicevo per farvi capire che probabilmente le missioni archeologiche italiane erano preparatorie, come facevano tutti i francesi, tedeschi, inglesi, di interventi militari. Non servivano testimoni, ecco questo, per dire, c'è cioè, parecchio materiale, cioè, questo, ecco, se interessa. Adesso siamo andati un po' fuori, però No, volevo però dire che alcuni dei protagonisti sono di sempre queste lì. cose hanno avuto poi rapporti più tardi, come appunto Silvio Ferri. Ma se mi manda l'indirizzo, glielo mando. Scusate la parentesi. Ah, venga, venga. Una risposta è il treno adesso che No, io perché siamo a Roma. Buon pomeriggio Valentino Nizzo. Ho perso purtroppo l'inizio della presentazione, mi dispiace, spero di non dire cose che sono già state dette, ma vorrei solo dare la testimonianza di chi ha vissuto con una grande sorpresa quello che Pugliese Carnatelli ha fatto negli anni 80 e 90, arrivando a raggiungere anche adolescenti e giovani come me, colpiti da questa eccezionale capacità organizzativa e di raccolta di studiosi di varie discipline, che ancora oggi ha un effetto e una efficacia che fa sorgere spontanea la domanda se ci sia ancora qualcuno in grado di fare qualcosa del genere. Sto pensando a quello che forse è stato il mio incontro diretto, anche se indiretto, con Carratelli, della straordinaria mostra sui Greci in Occidente a Venezia, in quel corollario
mostre che ricordo al primo anno di università ebbi modo di visitare a partire da quella di Venezia e poi da quelle nel resto d'Italia. Io non ho mai visto nulla di simile negli anni successivi, anche con un impatto sulla collettività, che è quello che purtroppo manca in quello che è il rapporto tra il pubblico normale, i pubblici normali e l'antico. Molti musei, molti allestimenti sono nati in quell'occasione, quindi c'è l'impulso davvero di una figura che ha portato la luce altrove. Ancora prima, ma lì ero troppo piccolo, quindi l'ho vissuto a posteriori, quella straordinaria esperienza che è stata l'antica madre del credito italiano, che ha portato in molte case questi volumi pregiatissimi, scritti dai massimi specialisti, e che in qualche modo hanno costituito, anche per il fatto di avere un istituto bancario alle spalle che li finanziava, un mezzo di avvicinamento più o meno consapevole all'antico. Andando indietro invece ad un'età in cui ero un infante, un'altra impresa straordinaria, però che ha alle spalle lo stesso approccio interdisciplinare, capacità di unire studiosi ed esperienze diverse, quella di Enea nel Lazio. È davvero incredibile allineare questa serie di attività e pensare quanto hanno comunque destato e suggestionato un immaginario che va oltre quello degli specialisti. E quindi sorge la domanda retorica: ci sarà ancora qualcuno in grado di fare lo stesso? La speranza sarebbe sì, ma gli specialismi forse ci hanno portato ad essere distanti e a volte dialogare con difficoltà. Per questo la mia testimonianza è solo di grande ammirazione per uno studioso che non ho potuto conoscere di persona, ma che ha brillato anche per chi della mia generazione ha visto le sue imprese. Grazie. Se non ci sono altre domande, Michele, possiamo, penso, non ci sono, penso concludere. Un attimo, Grazie. non si sente. Ora mi sentite? Adesso ti Ora sì. sentiamo, adesso. Allora rifaccio i ringraziamenti che avevo già fatto prima a Nino e a Beppe. Mi pare che sia stato un pomeriggio bellissimo. Abbiamo appunto parlato di un grande studioso. Ringrazio anche gli amici che sono intervenuti dal pubblico, che avevano lavorato ai 3 volumi della Valore del Passato, di cui abbiamo sottolineato l'importanza. Grazie veramente a tutti. È stato un piacere lavorare con dei vecchi amici. Bene, grazie. Grazie.